Io mi occupo di diritto minorile da molti anni e lavoro presso una procura per i minorenni. Io ho pensato a tre gruppi di problematiche che possono essere interessanti anche in relazione alle interviste che compaiono in questo blog. La prima tematica è quella degli acquisti online e del phishing in generale. La seconda tematica è quella dell'uso di un sistema informatico, per esempio di un computer, da parte di un terzo, quando questo uso da parte di un terzo non è desiderato dal proprietario del computer. E il terzo gruppo è quando viene utilizzato un profilo di una persona da parte di un terzo, e anche qui l'utilizzo da parte di un terzo non è desiderato da parte del proprietario del profilo. E chiaramente sono le ultime due tematiche possono poi riportarsi a una problematica più generale che si può realizzare sia tramite internet che con l'utilizzo di altri strumenti, che è la tematica dello stalking. Nel blog c'è un ragazzo che racconta di aver acquistato un telefonino tramite internet. In effetti capita spesso nei ragazzi, ma anche negli adulti, di acquistare tramite internet, andando incontro a diversi problemi. Il telefono è uno strumento informatico che ha una sorta di targa inserita al suo interno, che è il codice IMEI. Quindi, diciamo, attraverso l'email si può risalire al proprietario. In realtà non è così automatico, spesso è un problema risalire al proprietario, ma comunque c'è questo codice del telefono, per cui ogni telefono è diciamo particolare perché ha un proprio codice email. Questo fa sì che se si acquista un telefono che è stato rubato a un'altra persona, proprio perché il telefono non è come il denaro, no? 50 centesimi possono essere miei, tuoi, di chiunque, invece il telefono con quel codice IMEI è appartenuto solo a quella persona determinata a cui è stato sottratto. E questo fa sì che chi lo acquista successivamente rischia non solamente che il telefono venga bloccato, che non funzioni più, ma rischia di venire denunciato, di subire una denuncia per incauto acquisto o per ricettazione, quindi di essere incriminato per dei reati. Incauto acquisto è una contravvenzione e concerne il caso della persona che avrebbe dovuto sospettare che il bene era di provenienza illecita per la situazione in cui l'ha comperato o l'ha ricevuto e anche per il prezzo per il quale l'ha pagato. È punito non tanto gravemente, appunto una contravvenzione, però comunque è un reato. La ricettazione è un reato più grave, è un delitto, non è una contravvenzione come l'incauto acquisto, e concerne l'avere ricevuto, acquistato, in qualche modo essere venuto in possesso di un bene sapendo che era di provenienza illecita. Quindi questo sapendo però ha un'interpretazione ampia, nel senso che non è diciamo, richiesto che io sappia che chi me l'ha venduto l'ha effettivamente rubato, ma se me lo vende a un prezzo veramente irrisorio, senza, per dire, senza il caricabatteria, senza la scatola, eccetera, senza raccontarmi la storia del telefono, ecco, il legislatore ritiene che io acquirente mi sia rappresentato che era di provenienza illecita. Altro ordine di problemi è quando viene utilizzato un sistema informatico da una persona non desiderata.
qui il legislatore è intervenuto con una normativa molto analitica, prevedendo diverse fattispecie di reato nuove, quindi inserendole nel codice penale, proprio per tutelare tutto questo ambito che era scoperto. Era, nel senso si cercava di applicare a tutto questo ambito la normativa previgente con delle interpretazioni analogiche. Il legislatore invece è intervenuto, diciamo, completando la tutela penale in questo ambito. E con una serie di reati che adesso non voglio elencare perché non mi sembra questa la sede, però quello che mi interessa dire è che anche qui molto spesso i ragazzi, giovani adulti o minorenni, hanno dei comportamenti che non pensano che possano integrare dei reati e invece integrano dei reati anche abbastanza gravi. E questo capita molto spesso tra i giovani, giovani adulti o minori, che hanno un largo uso di social network e che entrano nei profili degli amici o di altre persone o craccando il loro sistema, oppure perché conoscono le password, perché appunto magari erano amici o fidanzati, eccetera, quindi erano in intimità con una persona, si confidavano, si confidano la password come prova di amicizia o di amore, poi litigano e utilizzano indebitamente questa conoscenza per denigrare una persona, per farla apparire diversa da quello che è, per fare cadere del discredito su di lei, eccetera. Questi comportamenti spesso diciamo, rientrano in quel fenomeno che si chiama cyberbullismo, e cioè in quel fenomeno per cui il rapporto fra vittima e bullo non avviene più solamente di persona, ma avviene attraverso il sistema informatico, attraverso i social network. Quindi il bullo aggredisce, di solito verbalmente, ovviamente essendo attraverso un social network, la vittima. E questo avviene non tramite messaggi privati, ma tramite messaggi pubblici, per cui c'è una platea, che diventa sempre più ampia, ovviamente, di persone che assistono a questa aggressione. Poi, questa è proprio la dinamica, oltretutto, del bullismo, in cui è previsto che ci sia un bullo, una vittima e una platea che in parte assiste, in parte caldeggia le ragioni dell'uno o dell'altra parte, ma di fatto è una, diciamo così, maggioranza silenziosa che non tutela la vittima e non riesce a far uscire dal suo ruolo il bullo, ma aiuta tutti e due a stare sempre di più nel loro ruolo. Quindi più che aiuta, radica tutti e due nel loro ruolo. E questo è molto pericoloso proprio perché la platea diventa sempre più indifferenziata, sempre più estesa, e questo crea sia nella vittima che nel bullo un'esasperazione della loro posizione. E spesso questo ha portato e sta portando le vittime poi a reagire con dei gesti esasperati, spesso con dei gesti autolesionistici gravi che arrivano anche al suicidio. Per fare un esempio, spesso gli amici o a volte anche i fidanzati, per usare una parola desueta, si scambiano le password dei loro computer. Dopodiché magari litigano e si fanno dei dispetti utilizzando la password che hanno così saputo. Per esempio, a me era successo un caso in cui due ragazzi erano molto amici e sapevano la password uno dell'altro. A un certo punto cominciano a litigare fra di loro, però si frequentano ancora. E uno dei due comincia a mandare dei messaggi molto aggressivi all'altro tramite il proprio computer, e poi quando va a casa dell'altro entra nel computer dell'altro e risponde come se fosse l'altro. Dopodiché lo denuncia. Però attraverso una serie di incongruità che avevamo registrato, che poi che sono rimaste registrate nel computer, siamo riusciti a risalire a questo meccanismo.
Ecco, questo ragazzo ha commesso una serie di reati gravi, tra cui anche l'aver utilizzato la password dell'ex amico contro la volontà, contro l'autorizzazione, diciamo, di questi. Se, certamente non poteva utilizzarla per scrivere dei messaggi fasulli e poi addirittura utilizzarli contro il proprietario del computer. Anche qui cosa si rischia? Si rischia di venire incriminati in un procedimento penale e si rischia di il sequestro del computer. Sequestro del computer avviene quasi sempre quando viene commesso un reato informatico. C'è in realtà uno strumento informatico che può ovviare a questo problema. Ed è la copia forense della memoria del computer. È previsto dal codice di procedura penale che venga effettuata una copia dell'hard disk dello strumento informatico di interesse, e questa copia si chiama forense perché è fatta secondo dei criteri che garantiscono che sia assolutamente uguale all'originale e inalterabile. Per cui può diventare quella la prova nel procedimento, sulla base del quale quindi si baserà tutta l'analisi che verrà compiuta dai giudici, e lo strumento informatico originale può venire dissequestrato e restituito al proprietario. Però è a un certo costo, non elevatissimo, però a un certo costo, e comunque non sempre viene fatta e non sempre viene fatta nell'immediato, quindi si rischia di rimanere senza computer per un po' di tempo. Chi cade vittima di queste condotte, sia perché viene aggredito il proprio sistema informatico, il proprio computer, sia perché viene aggredito il proprio profilo di un social network, a volte pensa di non potersi tutelare, o che denunciare non serva a niente, o che denunciare sia peggio. In realtà non è così. È sempre bene arginare queste condotte, si può fare. Basta presentare una denuncia. In seguito alla denuncia, il primo effetto che si ha è che nella maggior parte dei casi si riesce a bloccare le condotte aggressive, quindi aggressive del proprio sistema, aggressive del proprio profilo. Si riescono a bloccare attraverso una serie di sistemi informatici che vengono attivati dagli organi di polizia e dall'autorità giudiziaria. Inoltre, ciò che avviene è poi che si instaura il meccanismo ordinario del procedimento penale in cui la vittima, è vero che da una parte esce allo scoperto, perché emerge prima o poi chi ha denunciato, però è anche vero che l'autore di queste condotte capisce che la propria condotta lo ha portato davanti a un'autorità giudiziaria, davanti a un'autorità di polizia, e questo solitamente lo ferma, se non altro per convenienza o per timore. E effettivamente poi può, nei casi più gravi, venire posto nella condizione di non nuocere anche attraverso degli strumenti giuridici ad hoc, una misura cautelare, per esempio, che blocchi queste condotte aggressive nei confronti della vittima. Quindi è bene sempre denunciare e non rimanere isolati, specialmente nel caso di cyberbullismo o di condotte comunque in cui viene aggredito il proprio profilo di social network, in cui la vittima si sente senza scampo. In realtà il sentirsi senza scampo fa un po' parte del suo quadro. Deve rendersi conto invece che chiedendo aiuto non è più sola e effettivamente il suo chiedere aiuto mette in moto dei meccanismi di tutela che sono dei meccanismi efficaci. Solitamente perché pensano che non serva niente, oppure non sanno a chi rivolgersi. Pensano che sia una cosa complicata,
Hanno paura che se denunciano peggiorerà la condotta aggressiva che subiscono. In realtà c'è una forte evoluzione dei costumi e anche non solamente legislativa, ma anche delle associazioni, eccetera, per cui la tutela è sempre più una tutela a tutto tondo. Con la denuncia la vittima viene anche sostenuta da una serie di soggetti, quindi non solamente dal poliziotto, non solamente dal magistrato, ma anche da altre figure di riferimento che possono essere più prossime a lei, che fanno parte di associazioni che si occupano proprio di questa tipologia di fenomeni. E questo aiuta veramente la vittima a venire fuori da quella situazione e a fare in modo che non si ripeta, perché a volte le vittime di questi fatti ricadono nell'essere vittima di fatti analoghi facilmente. Lo stalking è una condotta persecutoria che viene perpetrata da una persona contro un'altra, ma con caratteristiche tali che la vittima cambia addirittura le proprie abitudini di vita per il timore che ha di queste condotte aggressive, che magari viste una per una non sono così gravi, non so, possono essere delle minacce tramite SMS, possono essere aspettare la vittima sotto casa, eccetera, però messe una di fianco all'altro, con una continuità pressante, diventano invece molto allarmanti. In questo blog c'è una ragazza che parla di un ragazzo che l'ha contattata tramite internet con un messaggio sul telefonino, mi sembra, o su Facebook, un ragazzo che lei non conosce e per due volte la contatta e già lei si è spaventata, sono due contatti a distanza di un mese. Immaginiamo se questo contatto fosse iniziato a essere molto pressante, non so, 10, 20, 30 messaggi in un'ora, in 2 ore, perché è così che si realizza lo stalking solitamente, cioè diventa veramente un'intensità tale che diventa inarginabile nella vita di una persona. Il vantaggio è di riuscire a recapitare dei messaggi alla vittima, invadendo nella sfera privata, anche in momenti intimi, la notte per esempio, la mattina molto presto, durante i pasti, eccetera, con la garanzia che li riceverà questi messaggi, perché se, non so, se io scrivo a una persona, a un certo punto quella può non aprire le lettere, mentre se le mando dei messaggi al telefonino sono quasi sicura di raggiungerla e che aprirà il messaggio e che lo leggerà. E l'unica cosa che può fare quella persona è rinunciare al telefono o cambiare telefono, cambiare numero. Quindi un comportamento, diciamo, che implica poi grosse conseguenze anche sul resto della sua vita, perché cambiare il numero di telefono. Bisogna poi ricomunicare a tutti i propri amici, nuovo numero, eccetera, quindi è molto impegnativo per la vittima, spesso non riesce a farlo. Quindi c'è questa invasione che è l'obiettivo dello stalker e lo strumento informatico glielo consente molto facilmente. Spesso peraltro il rapporto fra lo stalker e la vittima è un rapporto complesso, per cui in qualche modo la reazione della vittima fomenta anche lo stalker, è un meccanismo a due, quindi è assolutamente necessario che la vittima denunci proprio per rompere questo schema e poterne poi uscire. La denuncia diventa molto spesso il primo momento di un'uscita da questo sistema che diventa soffocante.
Sicuramente gli strumenti informatici, il telefono, il computer, il telefonino, il computer, tutto quello che si può usare attraverso questi strumenti, costituiscono delle grandi innovazioni positive perché consentono di conoscere, di confrontarsi, di discutere, per esempio, no? Anche con le persone, anche a distanza, mantenere delle amicizie, discutere in gruppo, non so, un gruppo classe, per esempio, che riesce a confrontarsi dal compito a cosa fare in classe il giorno dopo attraverso magari WhatsApp, trovare vecchi amici, eccetera. Quindi tutte cose che sono molto positive. Diciamo che è uno strumento che ci viene dato dalle mani senza nessuna formazione. Per utilizzare una macchina, un'automobile, prendiamo la patente, per utilizzare internet non prendiamo nessuna patente, non abbiamo un codice di comportamento e neanche ce lo passano i nostri genitori perché non lo conoscono. Molto spesso sono i ragazzi che insegnano ai genitori come utilizzare questi strumenti. Credo che si stia diffondendo una cultura del buon utilizzo di questi strumenti. E un po' la scommessa del futuro è questa.